Michele, fai da te. Oggi andiamo a presentare il mio ultimo acquisto, è ancora imballato, l'ho appena consegnato Bartolini, adesso andremo ad aprire. Cosa c'è dentro qui? C'è una sega a gattuccio, è una sega poco conosciuta, sicuramente è molto più conosciuto il seghetto alternativo piuttosto che la sega circolare, il traforo, tutte queste ce le ho. Mi mancava la sega a gattuccio, per cosa la si utilizza principalmente? Allora, piccoli lavori di potatura, magari in punti dove non riusciamo ad entrare, dobbiamo magari allungarci, ecco che la sega a gattuccio può tornare utile. Si parla di piccole potature, ma sicuramente io la utilizzerò molto di più per tutto ciò che è, diciamo così, l'ambito edile. Vuol dire che possiamo andare a fare dei tagli, per dire, nel cartongesso, possiamo andare a tagliare in fondo ad un mobile dove appunto non riusciamo ad accedere con il seghetto alternativo, ecco che la sega a gattuccio si presta proprio per queste situazioni. Quindi situazioni un po' complicate dove con questo attrezzo leggero, anche perché stiamo parlando di una sega che in totale con la batteria al litio pesa 2 kg, quindi molto leggero e anche maneggevole da poter utilizzare appunto in ambienti stretti, in situazioni appunto scomode. Comunque andiamo ad aprire il pacco e vediamo all'interno cosa c'è. Allora, ultimamente per la varia attrezzatura della mia officina o anche per attrezzature da giardino mi sto rivolgendo ad agrieuro.com. Quindi all'interno troviamo la sega, troviamo il caricabatterie e la batteria, quindi sono divisi in tre scatole. La marca della sega è la Batavia. Stiamo parlando di un, diciamo così, di un attrezzo che non è di fascia alta, ma non è neanche di fascia bassa, diciamo così medio. Su per giù l'ho pagato, se non erro, 108 o 110 euro, giù di lì sul loro sito. Arriva anche con un kit omaggio dove vi sono gli occhiali, i guanti per la protezione, insomma fa sempre piacere comunque riceverlo. Ecco qui il caricabatterie. Abbiamo questa batteria al litio di nuova generazione. Cosa vuol dire? Sono le batterie che non hanno quello che viene chiamato l'effetto memoria, quindi non bisogna, come le batterie vecchie, scaricarle totalmente e per poi andare a ricaricarle, se no si accorcia la vita. Queste possiamo ricaricarle anche se abbiamo consumato, per dire, il 20% della sua durata. Andiamo tranquillamente a ricaricarlo, ecco che non si accorcia la vita della batteria leggerissima. Stiamo parlando di, se non così a occhio, saranno 500-600 grammi, ma forse neanche. Allora andiamo a vedere un po' le caratteristiche tecniche. Allora, diciamo subito che si possono tagliare, ecco, ci sono all'interno due lame, si può utilizzare per il legno e per il ferro barra plastica. Per il ferro si può tagliare fino a 6 mm, mentre per il legno arriviamo fino a 100 mm, quindi stiamo parlando di circa 10 cm di altezza. Le istruzioni, ahimè, ecco, questo non è, a me no, al sottoscritto non piace molto, perché non conoscendo bene l'inglese faccio fatica. Ci sono comunque in inglese, in francese, olandese e tedesco, non vi sono in italiano. Cerchiamo di rimediare un poco con un po' di diciamo di intuito, ma soprattutto nel sito comunque tutto molto ben spiegato. Eccolo qui l'attrezzo. Come vedete possiamo andare in lunghezza, in profondità, cosa che non possiamo fare col seghetto alternativo, e mettiamoli subito la sua batteria per andare a vedere il peso totale, se è sostenibile. Dicevamo, in totale va a pesare esattamente giusti 2 kg. E insomma, io non sono una persona particolarmente forzuta, i muscoli sono quelli che sono, lo reggo tranquillamente in mano, mi sembra molto molto maneggevole. Proviamo se è carico, visto che le batterie ormai ultimamente vengono già fornite cariche. Si schiaccia qui. Eccolo qua, c'è questa sicura, si schiaccia,
è già carico, quindi adesso andremo a montare la lama e andiamo a fare una prova. Facciamo una prova per dire con il legno, simuliamo di dover tagliare per dire fare il buco per inserire, non so, una scatoletta elettrica, per esempio, che potremmo fare, non so, in una boiserie piuttosto che appunto nel retro di un mobile, insomma, situazioni abbastanza complicate. Andiamo a montare la lama, vediamo se è semplice. Eccole qui le due lame, quella per il legno e quella per il ferro. Allora, per montarlo è veramente molto semplice, si inserisce nel taglio, c'è questa rotellina da girare e poi dopo schiacciamo la lama dentro. Guardate, è veramente molto molto semplice. La lama, facciamo la prova, vedete che è perfettamente incastrata. Proviamolo. Ok, adesso mettiamolo alla prova con il legno. Mettiamolo alla prova con questo pezzo di asse da 4 cm. Adesso facciamo finta di dover fare un piccolo angolino. Come vedete, veramente si taglia facilmente. Insomma, è un gioco da ragazzi, eh? Adesso è giusto per farvi vedere la velocità con la quale possiamo fare questi tagli. Adesso proviamolo magari con un pezzo di asse ancora più spesso. Come vedete, il taglio è netto, preciso. Riusciamo veramente a tagliare in men che non si dica, è veramente molto molto potente. Adesso lo proviamo anche in una potatura piccolina nel giardino e poi lo proviamo anche con il ferro. Eccoci qui, allora proviamo a tagliare via questo ramo dell'oleandro. Rapidissimo, veramente fantastico, ci vuole veramente un nanosecondo. Ultima prova, quella del ferro, facciamo un ultimo taglio. Bene, alla fine la mia sega Gattuccio della Batavia si è dimostrata al di sopra abbondantemente delle mie aspettative. Pensavo fosse maneggevole, pensavo fosse potente, ma non fino a questo punto. L'unico pensiero che mi è venuto mentre stavo facendo queste prove è che potevo effettivamente farlo prima questo acquisto, visto che è più di 20 anni che sono nel mondo del fai da te e mi mancava. Bene, d'ora in avanti sicuramente non ne farò più a meno. Note negative, ecco, al di là del libretto delle istruzioni che non c'è in italiano, non ne trovo. Mi sembra un attrezzo ben fatto, maneggevole al punto giusto, leggero per quello che giustamente deve essere leggero un attrezzo del genere. Anche l'impugnatura ergonomica con questa gomma antiscivolo è molto bella, ma soprattutto mi è piaciuto il modo semplice con cui si può andare a togliere e sostituire la lama. Guardate, è veramente un gioco da ragazzi, eh. Basta girare questa ghiera che ferma e si cambia la lama. Quindi pollice all'insù per Batavia e pollice all'insù anche per AgriEuro. Iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!